Avete sudato le proverbiali sette camicie, capitano. A un certo punto lo scatto di Gaon sulla destra, quanto è complicato giocare al cospetto di una squadra che è penultima in classifica ma che ci mette tanto cuore, e soprattutto è arrivato il gran caldo che poteva cambiare le carte in tavola. No, quello sì, cioè le squadre che si devono salvare danno qualcosina in più, perché le ultime partite i punti valgono doppio. È stata una partita tosta, noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo, abbiamo sofferto tanto, però siamo stati anche un po' fortunati, però bravi a non subire gol e a portare a casa i tre punti. Fine primo tempo, nello spogliatoio, quante telefonate o messaggi ci sono stati per capire quello che stava succedendo a San Benedetto, oppure sempre sul pezzo, a prescindere dagli avversari? No, sinceramente non ci siamo concentrati sulla partita, perché era importante portare a casa i tre punti. Noi ci tocca fare queste tre partite e portare a casa più punti, poi vediamo cosa faranno davanti. Prima di lasciarti andare, l'anno scorso un campionato straordinario, ovviamente si parlava di un'altra categoria, te chiedo, per l'esperienza che hai accumulato, visti tanti anni in campo, sì, quanto è cresciuta in percentuale l'Aquila da un anno all'altro, da quattro mesi all'altro? Perché dalla sensazione da neopromossa di saper fare la voce grossa, al cospetto anche di piazze che storicamente hanno dato qualcosa in più. Sì, sì, cioè siamo stati anche bravi a far gruppo subito, visto che abbiamo cambiato tanto, e quindi devo fare un applauso alla società e al direttore sportivo che ha fatto la squadra, ma anche ai giocatori, che sono tutti giocatori di alto livello. Ora che partita sarà la prossima? Ti aspetti un gran sasso d'Italia un po' depresso sportivamente parlando, oppure ci sarà l'esodo tra virgolette verso le tribune dell'Idola Concia per darvi manforte? Vabbè, io mi aspetto che ci siano tanti tifosi come la scorsa domenica contro la San Benedettese, perché ancora il campionato non è finita e i punti, ancora ci mancano 9 punti, noi ci proveremo e speriamo bene.